domanda sul vostro rapporto con la Fiera del Libro, cosa vi aspettate da questa edizione? Il rapporto alla Fiera del Libro è un rapporto, dunque noi siamo stati la prima casa editrice che ha dato la sua adesione al Salone del Libro quando fu fondato. Conoscevo il fondatore, che mi interpellò subito e disse sì, non c'è ancora nessuna adesione, ma stanno arrivando. Bene, allora io sono il primo. Quindi il nostro casa è stata la prima casa editrice a dare la sua adesione al Salone del Libro. Al Salone del Libro che adesso si chiama Fiera del Libro. Bene, è molto, molto interessante la Fiera del Libro, naturalmente. È come avere tutte le librerie a portata di mano. Per me, personalmente, se do la mia opinione, è terribilmente deprimente, così come quando vado alla Fiera di Francoforte, alla Book Fair. Ma perché è deprimente? Perché vedo una tale quantità di libri, una tale quantità di produzioni, molte delle quali peraltro interessanti, e dico, ma dove ci sarà tutta la gente che legge tutte queste cose? E quindi in questo senso è deprimente, cioè sono sopraffatto dalla quantità dell'offerta e quindi mi temo che gran parte di queste cose non ottengano poi i risultati che coloro che vi si dedicano vorrebbero che avessero. A parte questa malinconica osservazione personale, è certamente utilissima. Per noi è abbastanza utile, non tantissimo, perché pur essendo tanto di giornali e di libri che hanno questa precisa volontà di chiarezza e di costituire per quanto possibile il punto di riferimento sulle materie di cui si occupano, è chiaro che la nostra che dice che, pur essendo chiaro che architettura e arte e design sono materie di grandissimo interesse generale, io credo che la vita di ciascuno di noi, se non l'architettura e l'arte, giochino un ruolo straordinariamente importante nella vita di ciascuno di noi, e se per caso noi teniamo fuori l'architettura nel senso della qualità dell'ambiente in cui lavoriamo, in cui viviamo, delle nostre case, in cui studiamo, delle scuole in cui ci divertiamo, dei teatri, dei musei, dei cinema, di quant'altro, delle strade, dell'ambiente urbano, eccetera. Se teniamo queste cose fuori dalla nostra vita, noi non stiamo vivendo adeguatamente il nostro passaggio terreno. Soprattutto non usufruiamo dei vantaggi che la qualità di queste cose può portare nella nostra vita, di quanto queste cose possono arricchirci. L'arte è un qualche cosa, per esempio, di cui, mamma mia, perché rinunciare a bellissimi doni che l'arte può farci? Certamente in tutte queste materie bisogna saper distinguere, e quindi le funzioni, saper distinguere, selezionare la qualità, e in queste funzioni le nostre pubblicazioni vorrebbero aiutare coloro che vogliono portare l'arte o l'architettura alla nostra vita. Davanti a occuparci dell'architettura, per esempio, vuol dire occuparci del nostro futuro, del futuro dei nostri figli, di come si vivrà in questo paese. Le tracce di come si è vissuto nel passato, noi le abbiamo da che cosa? Da cosa le vediamo? Le vediamo dai resti degli edifici dell'antichità, no? Così come abbiamo tracce della qualità dell'antichità dall'arte che ci è rimasta, che è stata conservata. Bene, questi sono due sintomi, segni molto evidenti dell'importanza di queste due materie. Poi per la qualità e la bellezza della vita. Tornando al Salone alla Fiera del Libro, il pubblico è molto, molto esteso. Forse il nostro materiale, il nostro libro richiede una maggiore concentrazione e meditazione. Comunque noi siamo fierissimi e contenti di essere sempre presenti alla Fiera del Libro, anche perché questa, ricordiamoci, è una casa editrice torinese, fiera di essere torinese.